Il viaggio descritto nella Divina Commedia è concreto ma anche simbolico. I luoghi, gli incontri, i tempi stessi rimandano a precisi significati. Il racconto inizia all'alba del Venerdì Santo dell'anno giubilare 1300. Al tramonto del sabato, con l'amorosa guida di Virgilio, Dante ha attraversato la valle inferna ed è giunto al centro della terra. Di lì risalito, la mattina di Pasqua, si trova sulla spiaggia del Purgatorio. Con un cammino interrotto da pause di riposo, raggiunge la cima del monte nel sesto giorno di viaggio. Dopo aver trascorso la mattina nel paradiso terrestre, compiuti i riti di purificazione, comincia, in compagnia di Beatrice, l'ascesa alle rote dei cieli. La commedia si conclude al mezzogiorno del settimo, con la visione di Dio, l'amor che muove il sole e l'altre stelle. All'alba del Venerdì Santo dell'anno giubilare 1300, Dante, per salvarsi da una situazione di gravissimo pericolo spirituale, con l'aiuto del poeta Virgilio, venuto in suo soccorso, intraprende la discesa nell'inferno, una voragine che si apre sotto la città di Gerusalemme. Superando paure, difficoltà materiali e tentativi di impedimento da parte dei diavoli, al tramonto del Sabato Santo, Dante arriva al centro della terra, dove è conficcato Lucifero. Da qui, Dante e Virgilio, lungo un percorso sotterraneo, la natural burella, approdano, la mattina di Pasqua, sulla spiaggia del Purgatorio, un'isoletta agli antipodi di Gerusalemme. Sull'isoletta in mezzo all'oceano si innalza la montagna altissima del Purgatorio. Dante e Virgilio salgono la montagna sulla cui cima si trova il paradiso terrestre. Il settimo giorno di viaggio, Dante, guidato da Beatrice, compiuti i riti di purificazione, dal paradiso terrestre sale, attraverso le sfere concentriche, i cieli che ruotano intorno alla terra, nel paradiso celeste, fino a raggiungere la sede dei Beati. Qui, a mezzogiorno del settimo giorno, Dante contempla il volto di Dio.